Ci siamo, buongiorno a tutti, ben arrivati. Allora, un attimo solo che lasciamo correre il disclaimer e ci siamo, giovedì. Com'è? Euro-dollaro? È andata? Dai che è andata. Abbiamo vinto. Perfettissimo. Dai. Allora, benissimo. Tolgo questo. Cosa devo fare? Togliere questo. Allora, sì, me la rido, me la rido. Allora, ci sei per tutto il webinar? Perfetto, io lo finisco prima invece, Sirio, perché tu c'hai tutto il tempo, allora me vado prima io. Oh, scherzo. Allora, perfettissimo. Sei mega short, ti sei fatto il mega short, anch'io mi sono fatto il mega short di CAD yen e di euro dollaro, quindi eravamo precisi. Allora, partiamo proprio dall'euro dollaro. No, questo non è l'euro dollaro. Allora, CAD yen, che poi l'avevo anche detto, avevo detto anche sterlina yen e avevo anche detto euro dollaro, non per vantarmi, ma adesso sono, non so, saranno più di 2 settimane che tutti i giorni precisamente possiamo leggere il mercato, veramente ormai siamo diventati, ci saranno dei momenti dove magari ci sfugge, tipo la salita dell'euro dollaro, non l'abbiamo fatta perché era sfuggita, non l'abbiamo fatta però. Non hai portato sfortuna, perché ieri te l'ho detto, ieri era che ti ho detto non scrivere che porti sfortuna. A te Ishi, però hai visto Ishi oggi 17 minuti dal momento che è arrivato il ticket al visual, hanno caricato il conto perché già non, avevo già visto tutto io in 17 minuti il conto operativo, quindi è stato forse anche il record oggi. Dai, allora euro dollaro, dove si è fermato? Sulla base della congestione. Dove si è fermato prima però? Sulla resistenza. E poi che io l'ho detto 2 giorni consecutivi, prima che arrivasse la resistenza, e quando è arrivata la resistenza nel blog io avevo detto resistenza short, pam, pum, pam, è arrivato short, è arrivato in questa zona qui, automaticamente è una zona di pullback. Adesso è tornato un attimino su, ieri però ho fatto una bella discesa fino a qui. La congestione è quello che avevo spiegato ieri. Probabilmente, ciao Francesco, ben arrivato. Probabilmente la congestione, quello che avevo spiegato ieri, se questa candela di oggi, che ancora ha i suoi 25 pips, riesce a diventare ribassista, guardate dove è andata a toccare. Questo lo possiamo togliere adesso, anzi, togliamo tutto, via. Questa possiamo anche lasciare, resistenza, così sappiamo che qui c'era la resistenza. Adesso possiamo togliere questa qui, metterla nella zona di questa candela qui e vedere dov'è il piercing di questa candela qui. Guardate che bello, cioè proprio siamo precisi, precisi, precisi. Guardate questo 50%. Se arriva al 50%, se arriva, perché non lo so se arriva, è anche una possibilità di vendere. Siamo comunque, cioè andate un attimino indietro con il tempo e cercatemi 3 candele. Su, giù, su, giù, su, giù, 3 candele uguali. Andiamo a vedere un attimino. Cioè, 3 candele, questa ha fatto su, questa ha fatto giù, adesso mi dovrebbe fare questa ancora su. Sarà un po' un giochettino. Andiamo a vedere. Perché non si sposta? Ok, andiamo a vedere. Vedete che qui non vedo 3 candele assieme. Queste qui, giù, su, giù. Questa potrebbe essere una situazione. Una. Vedete che non ce ne sono tre, questa giù, su, giù, però non ci sono 3 candele direzionali. Questo è statistica, ragazzi e ragazze. Aspetta che mi metto anche perché siamo così tanti adesso? Cosa è successo? Siete tutti a casa? Ah, che bello, guarda quanti siamo. Adesso ho messo anche la lista. Che bello, guarda quanti siamo. Mamma mia. Allora. Sì, aspetta un attimo che rispondo a questo. No. No.
Un attimo, passare questo qui. Ok, un attimo che finisco così, me lo tolgo perché poi devo anche scappare. Bene, ecco qui. Ok, allora, tappistica, avete visto? Difficile adesso trovare una candela rossa come quella di ieri o verde o blu in questo caso, che però poi si protrae in laterale. Oddio. Non si riesce a trovare, quindi non lo so. Io sono del parere che oggi la giornata continua alla fase ribassista, ma sapete perché sale adesso qui? Qualcuno mi sa dare, cioè, oltre alla statistica che comunque ci viene incontro, ok? Guardate per esempio questa candela qui rossa, è sceso tanto, giorno dopo è salita fino al piercing, stai fermo perché sennò, fino al piercing, e poi è scesa di nuovo. Poi il giorno dopo, guarda, può fare quello che vuole, tornare su, ok? Perché fa, perché ha fatto, perché c'è una ragione perché il mercato fa così? Cos'è? Cos'è che succede in questo caso? Ok. Dai, nessuno mi risponde. La statistica, il perché il mercato dopo una giornata ribassista non prosegue? Per esempio qui, guarda, ha fatto zac e poi ha proseguito subito ribassista. Qui invece no, si è fermato. Perché? Dai, che vediamo. Perché una zona di supporto te la do per buona, buona, una zona di supporto, sì, un rimbalzo oppure un pullback. Te la do buona, Mattia, bene questo. Poi, Francesco, perché? Perché non è sceso dritto senza fermarsi, senza niente? Qual è il motivo? Torniamo indietro. Allora, andiamo a prendere questa zona qui. Prendo la penna così siamo prima. Guardate. Parlavamo, non mi viene niente, non ti viene in mente niente. Ok, vabbè, non importa. Allora, guardiamo qui. Questa candela qui, per esempio, che brutta questa penna. Prendiamo una penna, questa qui, no? Prendo questa. Allora, questa candela qui è scesa. Guardate, questa era la zona di pullback. Però qui sotto non c'erano altre candele, quindi questo supporto qui non c'era ed è crollato giù. Giusto? Non c'era supporto, qui c'era una resistenza. Infatti, vedete, il prezzo ha fatto una candela, poi su e giù, ci deve pensare. Invece qui non c'era, c'era solo questa. Una sola. Qui c'erano già diverse volte, quindi è una zona poco battuta e quindi corre giù. Qui, resistenza che è questa, tutto il tempo, scende. Le prese di profitto, visto che non è sceso, le prese di profitto, i furboni che cercano di andare long, poi se adesso il trend è veramente ribassista, crolla di nuovo. Dov'è che accelera il prezzo? Dov'è che accelera? Se adesso dovesse scendere, dov'è che dovrebbe accelerare il prezzo? Vediamo. Sì. Perfetto, quindi chiaro che se adesso lui ritorna qui giù, crolla perché abbandona la resistenza, quindi molto semplice, alla fine è un segnale short questo. Bene, torniamo al ragionamento di ieri su congestione. La congestione ha fatto una prima uscita, che è quella blu praticamente, no? Mi sarebbe piaciuto vedere la candela rossa rientrare all'interno, quindi avrei avuto una falsa rottura confermata. Adesso la falsa rottura non ce l'ho confermata, ma se questa candela di oggi mi chiude sui minimi qui o addirittura dentro la congestione, allora questa era una falsa rottura e posso avere un trade minimo fino alla metà, se non addirittura fino alla parte bassa della congestione. Va bene? Perché sale? Datemi Allora, perché sale? Perché sale questa giornata è salita? Dai. Vedo che siamo tanti, vuol dire che i video che posto su YouTube e tutto il resto vi porta da me, quindi mi fa piacere. C'è un motivo allora. Perché sale?
Oltre al supporto. No, non per prendere gli stop. Per prendere gli stop adesso dovrebbero andare sui massimi assoluti perché probabilmente per arrivare sui massimi assoluti però ci mettono troppa strada. Allora immagina che qui ci sono degli stop, ci mettono troppo e potrebbero nel frattempo arrivare qui in alto, aver già magazzinato troppi segnali long e quindi i big perdono la mano, non riescono più a spingere il mercato ribassista perché ci sono troppi, perdono diciamo le redini del gioco, quindi non riescono più. Quindi cioè, questa zona qui sono gli stop, quindi gli stop non ci sono stop. Se scende, prende gli stop di chi è andato long. Ma perché sale? Ditemi un altro motivo, dai. Ditemi un motivo. Se io ieri non avessi fatto lo short, lo farei oggi? Da dove lo farei? Quindi immaginatevi sempre che dovete pensare, la testa deve essere libera, 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 libera. Deve essere libera. Libera. Dal piercing faresti lo short, ma non solo, c'è anche un'altra cosa molto importante che la vediamo tutti i giorni, tutti, tutti i giorni. Ricordatevi che quello che vi sto dicendo è una cosa che è nata a matita, carta e matita. In una, bravissimo, nei pivot. È nata, adesso vorrei dire Detroit, ma non mi viene in Kentucky, non so dove era, dovrei andare a vedere le storie dei pivot. I pivot vengono fatti giornalmente. Allora li facevano per valutare il prezzo del cotone. Arrivavano i carri di cotone, dovevano valutare il prezzo del giorno prima, facevano una media del giorno prima per incominciare a vendere. Ok? Per non venderlo in base anche alla quantità, logicamente. E quindi la stessa cosa nasce sul prezzo questo pivot. Il pivot adesso, oggi, dove è andato a finire il pivot? Quindi, prima di avere la certezza di vendere, si vende a un prezzo mediano, non si vende da un prezzo alto perché se torna su non lo vendi più, anche se sarebbe meglio venderlo da più in alto, ma il prezzo mediano è quello più confortevole per la vendita. Quindi in ogni caso, quando tu vedi che la candela ha chiuso qui, il giorno dopo, prima di vendere, devi aspettare che salga, probabilmente, no? Infatti il pivot viene toccato 80-90% delle volte, se non c'è una statistica, 80-90% delle volte. Quindi abbiamo adesso anche un po' più di integrità nell'analisi. Cioè abbiamo, oltre all'analisi che comunque tecnicamente ciclica, tanto analisi tecnica e analisi ciclica è la stessa cosa, si muove il prezzo, è analisi. In questo caso qui ho un istogramma verde del metodo fascia. È da fare questo metodo con questo long qui? Con una campana gaussiana gialla ribassista, è da fare? Assolutamente no. Poi tac, vado sui 4 ore, è da fare? Assolutamente no. Anche il 4 ore ha già confermato un segnale short. Quindi assolutamente può andare in long, può andare dove vuole andare, ma noi non facciamo il long, aspettiamo. Si dovrebbe entrare vuol dire, no? Si dovrebbe entrare short. Da adesso io ho già fatto lo short dal pivot, l'ho fatto piccolino, che non mi disturba il conto, non disturba, a mezzogiorno devo uscire, quindi non, assolutamente non ho problemi adesso di star lì a guardare se scappa, se va di qua di là, no, piccolino, perché la probabilità di avere ragione è statisticamente superiore al 50%, quindi io l'ho fatto dal pivot e me ne frego. Se adesso faccio uno short dal pivot da 5 lotti, non lo posso fare così, dovrei guardare i 5 minuti, andare lì, guardare il minuto. Cose. Questo qui è un trade tranquillo, perché statisticamente ho ragione. Poi se mi va su, posso fare un recupero, fare qualcos'altro, perché intanto è piccolino. Va bene? Non mi chiedere ogni volta. Io ho già fatto lo short, non posso dare consigli di trading durante i webinar. Ragazzi, non è cattiveria, è vietato proprio. Quindi assolutamente l'operatività è quella. Non lo so, non posso dare consigli. Io il mio short l'ho già fatto dal pivot con quello che ho detto adesso, con il riassunto di questi 10-20 minuti che ho parlato adesso. Il mio short è motivato dalla salita, dal minimo assoluto al pivot, con una campana gaussiana gialla che deve chiudere,
e sta scendendo. Poi, oltre a questo, per i ciclisti, vero che ci sono i ciclisti tra noi? Dove stiamo? Guardate lo short di ieri preannunciato. Cioè, se uno fa 1, 2, 3 trade alla settimana, ma fatti bene, guardate, è fantastico. Chiaro, deve fare il ciclo 4. Adesso siamo nel ciclo 3. Poi, che adesso questo sia il ciclo 3. O che il ciclo 3 era partito qui, qui intanto la lettura è quella giusta e non si scappa, ok? Però anche se questo fosse stato il ciclo 3 partito qui, finito qui il ciclo 2, qui diventato ribassista, ancora meglio perché siamo ancora nel ciclo 3. Ci teniamo d'occhio che questo poteva essere il ciclo 2 e questo adesso è il ciclo 3. Quindi questo era il ciclo 1 e questo era, come l'avevo detto ieri, un più. Vi faccio vedere una cosa molto carina, però non lo dite a nessuno, mi raccomando, non lo dovete dire a nessuno, perché sennò poi dobbiamo allargare qui la platea che non ci stiamo tutti, eh? Guardate, quando io ho fatto il metodo fascia, non l'ho fatto per un motivo, cioè ho detto ok, devo semplificare. Guardate, i cicli sono la linea magenta, giusto? Fratellità, ieri ne abbiamo parlato io e te Francesco, fratellità. Ciclo 1, guardate, parte qui la distribuzione perché è il punto più basso. Questo è il punto più basso della gialla, giusto? Quindi questa è la distribuzione in assoluto, parte qui, giusto? Qui parte la distribuzione. La magenta parte, si ferma qui, qui. Parte, si ferma qui, qui. Parte, si ferma qui. Parte e arriva fino a qui. Che cosa avete capito di questo? Che ci sono dei pezzettini di grafici tipo questo che potrebbero essere nella lettura, questo potrebbe essere l'Y, questo potrebbe essere un segno più, giusto? Quindi anche questo è molto importante da capire, perché se andate a tradare il prezzo, guardate qui il breakout di questo indicatore qui, è il breakout di questa zona qui, sopra la 48, long, tutta la vita. Qui, zack, zack, cobetta, long sopra la gobba, long, senza pensarci, non ci interessa cosa fa il grafico. Bene, io ho detto che però qui potrebbe partire il ciclo 2 e finire anche qui. Finiva però qui, quindi probabilmente ho ragione a leggere il segno più, ok? E a far partire da qui il ciclo 2. Adesso lo andiamo a vedere. In ogni caso, è rialzista o ribassista? A noi quello che ci interessa della spremuta non è la buccia dell'arancia, non è il colore che ha l'arancio o che è tutta ammaccata, è il gusto, è il sapore, è il succo. Noi interessa questo. Il succo non mi interessa se poi il grafico è brutto, non mi interessa. Se riesco a leggerlo, per me il grafico è bello, è buono, ha un buon sapore. Questo sapore qui è un sapore short. Il sapore di ieri era un sapore short. Eravamo sui massimi assoluti, abbiamo trovato il massimo della campana gaussiana, mi fa un segnale short, mi fa il breakout di questa zona qui, mi fa il breakout dei minimi. Dov'è che devo andare? Devo mettermi long? Mi mettevo long 14-15 anni fa. Mi sarei anche messo long perché vedendo questa discesa qui mi sarei messo long. Sbaglio terribile perché quando vedi, ah, sta scendendo tanto, adesso mi metto long. Magari oggi sarebbe anche andata bene, però se mi mettevo long mentre scendeva qui, dove andavo a finire? Quindi la questione è sempre magari un trade di meno al giorno, però anche due trade di meno al giorno, magari anche solo un trade al giorno ha fatto bene. Se io ho questa linea qui, posso vivere di trading a casa benissimo. Non devo andare a che ne so io, a fare altri lavori tradizionali, a sistemare gli scaffali al supermercato, che ne so io, a fare l'elettricista, l'idraulico. No, posso fare il lavoro più bello del mondo, che alla fine è il lavoro più bello del mondo, perché io sono in tuta a casa. Scendo, mi accendo le mie macchine, e faccio il mio trading. Questo è il lavoro del trader. Se devo star lì però a fare il mio lavoro del trader, aprire 1.000 grafici, aprire tante operazioni, poi rimanere in ansia tutto fino alle 10 di sera a guardare le candele, se magari le guardo dal telefono perché devo vedere cosa succede.
Questo non è più vivere di trading, è vivere per il trading, ma tu non è che vivi per il trading, fai vivere il trading per gli altri, quelli che invece mentre tu guardi il telefono o sei davanti a guardare le candele con gli occhi che ti lacrimano perché ormai sei stanco, mentre gli altri stanno già dormendo perché tanto sanno che tu li perderai i soldi, li guadagnano loro. Dovete pensare al contrario, dovete pensare a quello che potrebbe succedere. E allora già questo vi toglierebbe il prurito dal dittino, perché non si diventa ricchi oggi, ma forse domani, ma forse domani, ma se non è domani, è dopodomani, perché basta avere tempo. Se io dovevo fare lo short e mi trovavo qui, è salito tanto, devo fare lo short, non oggi, non domani, dopodomani. Cioè, io devo avere, se voglio fare lo short, qui dovevo andare long. Io non avevo la possibilità di andare long, ero troppo fissato sullo short. Ci sono due categorie di trader, i longhisti e gli shortisti. Ci sono dei trader che non sono applicabili per andare long o non sono applicabili per andare short, non riescono. Tanti me l'hanno già confermato, ma sai cosa? Io ho un problema ad andare long sull'euro-dollaro. Perché ti vieni bloccato forse dal problema di tenere l'operazione overnight, che ti costa qualcosina di notte, se la fai pesante ti costa diversi 50, 60, 80 euro, 100 euro. Però ragazzi, il mercato non va solo short e non va solo long, adesso è un periodo short, il periodo long l'ha già fatto. Secondo me ancora, anche se adesso vedete cerca di andare su tra un pochettino, ti va a fare un nuovo minimo, ok? Secondo me. Quindi probabilmente mi metto short perché la probabilità di avere ragione sotto la media 48 ce l'ho statisticamente. Quindi mi metto short e aspetto. Butto la mia lenza ed aspetto che abbocchino i pesci che devo prendere. Va bene? Quindi per l'euro-dollaro abbiamo fatto questa bella cosa. Secondo me non devo aggiungere altro perché siamo praticamente perfetti. Guardiamo i cicli perché in ogni caso sta partendo qualcos'altro. Guardate, H4, allora, sì, ma perché la devi mettere esponenziale? Allora, se la media 48 se la metti esponenziale l'ha già superata, mettitela esponenziale l'ha già superata, non è una bella domanda, è una domanda strana perché se io metto una media mobile a 12 periodi l'ha anche già superata. Se metto una media a 100 non l'ha superata. Che domanda è questa? Se tu metti un tipo di media che è esponenziale, è più reattiva. Quindi non so, io non l'ho mai messa perché uso la 48 normale. Se devi mettere un'altra media ancora più veloce, dovresti fare il 12, sotto il 12 metti il 6 esponenziale. Questo sì, ma il 48 è una media mobile semplice. Non ho fatto un paio di esperimenti, quella è quella che da anni uso e non ha senso. Però se la metto esponenziale non dovrebbe neanche superare, sai? Fammi vedere. Ah sì, l'ha già superata. No, no, ma vedi che è troppo, troppo reattiva, già se ne va con il prezzo. No, no. L'ho fatto adesso cos'è un esperimento per farvi vedere, ma assolutamente no. C'è un motivo perché. Facciamo vedere se era esponenziale qui cosa succedeva sulla partenza. Sulla partenza era in ritardo addirittura. No, troppo vicino al prezzo non mi piace. Cambiata? Sì. Ok. Quindi poi ognuno, anche chi ha il metodo fascia, ne parlo quali sono i settaggi? Te li ho già dati. Bene, ma io voglio provare questo. Prova. Che nessuno ti ha detto di non provarli, come le mani mobili sono lì, non è che è una cosa che io ormai sono quasi 15 anni che uso la media mobile 48, se posso fare una statistica degli anni, non mi metto a cambiarla adesso perché ormai io sono focalizzato su questo 48 semplice, però può arrivare qualcuno e dice io lo uso a 46, hai media 46, non mi si sente bene, vero che non mi si sente bene? Pronto, pronto? Sirio, mi senti bene? Ora sono tornato. Si sente bene? Si sente benissimo? No, allora si sente benissimo, quindi no, mi dispiace. Francesco, metti le mani sul jack del microfono, delle cuffie.
Ok, quindi questo per me oggi l'euro-dollaro sia H1, H4 però cosa siamo? H4, se notate, abbiamo qualcosina in più. Pure troppo forte, mi dicono. Allora abbasserò il microfono domani, dai. Troppo forte? No, domani lo abbasso un po', dai. Ok, andiamo avanti. Il ciclo 1, che è quello che ci ha messo fuori fase. Allora abbassami tu se sono troppo alto. Allora, il ciclo 1 che mi ha messo fuori fase perché mi aspettavo un ciclo 2 non troppo forte, non sopra questa zona. Mi aspettavo un ciclo 2 così. O comunque un ciclo 2 non forte perché il ciclo 1 non era forte. Ha fatto un ciclo 2 però forte. Il ciclo 2 però con un po' di statistica, se notiamo, guardiamo quante candele ha fatto qui, 37, quante ne ha fatte qui, 27. Mancano ancora 10 candele H4. Quindi secondo me, visto che mancano ancora delle candele, lo vediamo benissimo qui, che manca ancora il ciclo 4, a meno che non mi faccia il ciclo 4 o il ciclo 3 che mi parte così forte, non lo so ancora, quindi sono ancora un po' indeciso, vi dico la verità. Può darsi che sia questo il ciclo 3 mi parte. Quindi lo short fatto sul pivot piccolino non dà fastidio. Adesso entrare pesante non ha senso, entrare pesante era ieri, non oggi. Ok? Poi se voglio entrare più, con un po' più diciamo di impatto, di probabilità positiva, vado a vedere sul minuto e così via. Oppure vado sul metodo fascia, vedete che poi alla fine ritorno sempre su quello, vado sul metodo fascia che non è ciclico 5 minuti, ma sul metodo fascia abbiamo un vincolo temporale abbastanza bello. Quindi vado a vedere qui dove siamo. Il 5 minuti sta salendo, le campane gaussiane molto irritata da questa fase di lateralità. Io direi prendiamo un minimo che ci va bene. Questo qui è il minimo di partenza. Qui è partita una campana gaussiana. Ok? Quindi a questo punto io posso già pensare il mio trade. Sto qui nel computer, mi metto un alert che mi suona quello che devo fare e vedo che se il prezzo mi va sotto l'open price della campana gaussiana a 5 minuti, allora deve suonarmi l'allarme perché qui è lo short. Questa zona qui. Questa è la zona short. Ciao Edoardo, ben arrivato. Questa è una zona short. Posso anche incominciare a capire che sia short già da qui. Ma dai massimi non posso farlo. Però sull'H1 l'ho già fatto, sono tranquillo, ho fatto il mio short dal pivot, non ho tanto, non metto neanche lo stop loss perché è piccolino, perché mi aspetto una fase ribassista. Anche se la campana gaussiana magenta, e questo è il bello del metodo, qui è partita la campana gaussiana magenta, esattamente qui, e quindi open price anche qui. La posso mettere anche magenta, ma capiamo lo stesso che quando è gialla è open price. Da qui in poi continua lo short di ieri, perché da qui in questa zona qui, quindi basta avere il tempo e la voglia di aspettare. Guardate, 1,2160, giusto? Andiamo qui, 1,2160. C'è o non c'è? La stessa zona. E guarda caso è arrivato al piercing della candela. Livello che secondo me è un livello mediano che determina la possibilità dei big di andare a prendere una fase rialzista e non gli stop. Cioè se loro adesso vanno più in alto di qua, perdono la facoltà di mantenere il mercato in un regime ribassista. Se lo vogliono rialzista, scappa rialzo. Da 1,2160 deve continuare a scendere perché comunque chiude. Da 1,2160 chiude sotto questa zona la campana gaussiana. Giusto? Giuseppe, ci sei? Tutto da metodo fascia. Mi dovresti, o meglio, per te lo dovresti fare, farti delle analisi nel tuo grafico. Tu, non so. Chi è che di voi che si scrive nel grafico, mette delle linee, mette tutta questa cosa qui? Chi è che lo fa? Vediamo se c'è qualcuno che mi scrive. Sì, anch'io faccio le mie analisi, scrivo, faccio. Chi è che lo fa? Giuseppe, tu lo fai?
Tu Mattia lo fai, perfetto. Un po' sul ciclo. Tu no, Sirio, perché non lo fai? Tu appunti, ok, appunti sulla carta, lo faccio anch'io. Infatti avevo scritto KDN, GN, per domani, Watson Day, adesso non ricordo dove avevo scritto, però ormai adesso lo andiamo a vedere, quindi posso cancellarli, li avevo scritti qui appena. No, perché non sto a usare le linee. E cosa aspetti? Che arrivi qualcuno che ti presti un righello? Guarda, le linee sono queste, la metti, se la vedi che è troppo lunga, vedi che c'è qui il raggio, vuol dire che è troppo lunga, vedi che viene troppo lunga, non riesci più a gestirla, vai qui, con proprietà, togli il raggio e diventa una linea, poi la giri come vuoi tu. Cioè, è una scusa questa. Tu usi i tuoi angoli, Sirio, usi le tue griglie, quindi assolutamente è come mettere delle analisi, quindi perché dici che non le fai? Ti ho beccato. Perché non hai voglia? Bravo, bravo, fatto bene. Dai, avanti. Vabbè, scrivere magari adesso io lo faccio per il webinar, certo, i testi, però le analisi ci sono sempre, no? Adesso io metto qui perché sennò non si vedrebbe la somma, cioè io so che arriva qui, non mi interessa. Sapete che io a volte non so, se qualcuno mi chiede per strada, ma quant'è l'euro dollaro? A volte non, me lo, non so, non mi interessa sapere quant'è. Ok, cioè le scritte, non, mi metto le linee, quello che devo fare, mi devo mettere, no? Dunque, non so usare le linee, i rettangoli, quelle cose lì, è una mezza scusa perché se fai il trader, devi fare anche questo. Secondo me è essenziale fare l'analisi. C'è un'analisi scritta che è questa. E poi c'è l'analisi che si rapporta poi vado a vedere cosa mi hai mandato, la tua analisi. Non la posso far vedere perché sennò si vede tutto il resto sotto. È una, proprio una, dovresti fare salva immagine e mandarmi il link, allora la posso far vedere. Che poi sembra proprio, ma va benissimo per carità, ognuno ha la sua maniera, però... Fare l'analisi, quelle scritte, quelle visive, trend line, poi c'è l'analisi tipo questa qui, anzi no, è qui, che è questa qui della resistenza e tutto il resto, devo calcolarmi che cosa vogliono fare gli altri, B. Questa non, chiaro, non me la posso fare scritta, a meno che non me la scrivo su un foglio di carta, però anche questa fa parte dell'analisi, però uno che mi scrive e mi dice no, io non so usare le linee, non è tanto bello, ci vuole curiosità. Ci vuole molta curiosità nel trading, fare trading ci vuole curiosità e soltanto chi è curioso riuscirà a fare questo qui. Allora, copiamo, anzi, sposto di qua. Sì, va bene. Okay, questa è l'analisi di Sirio, per esempio. Okay, è un'analisi con tutte le sue righe, lineette e tutto il resto. Se tu ci capisci, essi bene, perché non la fai? È perfetta. C'è il tuo Fibonacci, c'è il tuo angoli, c'è tutto quello che devi fare. Ognuno ha la sua, giusto? Però non farle è pigrizia. Non farle. No, non è troppo, Francesco, eh? Non è troppo, perché Sirio usa gli angoli, usa il ventaglio di Gunn, usa la griglia di Gunn, insomma, ha la sua tecnica, ognuno ha la sua. A tanti dicono: ah, a me non piacciono l'analisi, piace il grafico vuoto. Va bene, c'è anche il grafico, cioè il trading nudo si chiama naked, proprio vuoto. Va bene, ognuno la sua, però non so. Io dico soltanto una cosa: per chi è pigro, o per chi è svogliato, o per chi non ha voglia, è una cosa, per chi invece ha voglia, però come posso dire, non è curioso. Allora ha sbagliato. Il trade è essere una persona curiosa, la curiosità di sapere, di scoprire, di essere più bravo, di capire quando, di come, il perché, e di non soltanto mettersi a cliccare. Cliccare sono capaci tutti di cliccare, ma quando clicchi e sbagli, sei capace fino a quando fai il prossimo deposito, fino a quando ti frega il conto, e allora sei capace. Ragazzi, essere capaci non è la cosa migliore. Essere curiosi
La cosa più bella è la curiosità nel trading, perché se tu sei curioso riesci a capire, ok, chi è entrato short qui per un motivo che non si sa perché è fuori di 200, 280 pips. Questa era una mancanza di rispetto per il mercato, perché tu arrivi da una candela così rossa, giusto? Il prezzo ti arriva così qui, vedi che la candela è ancora blu, non è riuscito ad andare qui sotto e ti ritorna sopra il piercing. Come minimo da qui devi stopparti e girarti. La curiosità nel sapere, ok? Va bene. Quindi anche oggi un mezzo cazzettone a chi non è curioso. Poi, bene, lasciamo stare però adesso l'euro-dollaro, abbiamo visto tutto, è lì fermo, non si sta muovendo, aspettiamo cosa deve fare, no? Aspettiamo cosa deve fare, magari se guardiamo qui due candele a 5 minuti. Possiamo, vedete che per quello vi dico è importante anche capire la campana gaussiana sui 5 minuti per entrare bene. Bene, poi vado sul cicli un minuto. Allora, sul minuto, poi posso essere un esempio, posso essere un buon esempio per diventare trader professionista? Chiedo così, posso essere un buon esempio? Cioè, come relatore, magari non sono il più professionale, come parlatore, presentatore, moderatore, non sono eccezionale, come trader magari parlano i miei risultati, giusto? Anche se non sono, ultimamente non sto facendo vedere niente di risultati a livello di trading, ma i risultati in analisi, insomma, ieri, l'altro ieri, l'altro ieri, l'altro ieri, l'altro ieri. Quindi, quello che io dico, se io devo seguire una persona, adesso non voglio essere, farmi, che ne so io, ma se io devo seguire una persona, e vedo che lui ci riesce bene, devo capire che cosa ha in testa, e se lui fa le analisi così, devo fare le analisi anch'io, devo cercare. Poi a un certo punto trovi un qualcosa che ti divide da questa persona. Cioè, se io adesso fossi un cantante e avrei imparato a cantare, che ne so io, non mi viene il nome, magari a un certo punto dico, ok, ma non posso cantare uguale a questa persona. Cioè, insomma, e allora da cantante hai la tua tecnica, come ogni musicista, ogni strumentista, cioè ogni chitarrista ha la sua tecnica, ogni bassista ha la sua tecnica, per quello si differenziano le musiche, perché a un certo punto si impari come funziona mettere le mani e tutto il resto, come muovere la bocca da cantante, ma poi devi anche tu cambiare, giusto? Perché Bocelli è diventato unico? Perché alla fine ha studiato sul suo modo di cantare, ha studiato. Oltre che studiare canto, poi ha capito come doveva cantare. Questa è una cosa. Avete mai immaginato che tutti sappiamo cantare? E poi dice, no, ma io sono stonato. Non è vero, devi soltanto imparare a cantare. Quello è. Tutto si può imparare nella vita. E anche il trading si può imparare. Se io vi faccio vedere una cosa e poi dice, sì, ma io non seguo l'analisi così. Ma scusa, se il metodo fascia è lì così e io lo spiego tutti i giorni, da più di un anno. E ancora a volte qualcuno mi manda lo screenshot, ma qui posso andare short? Ma scusa, se sei un anno che lo usi, o c'è qualcosa che non va, perché chiedi? Perché c'è questa incertezza? L'incertezza è la cosa più brutta che esiste. Quando qualcuno è incerto e non sa se. Infatti, l'incertezza, io me lo ricordo, io non sono assolutamente, non sono un cantante, ho scritto, anzi, sono stonatissimo, ma perché non mi interessa, non ho mai approfondito questa cosa, però mi ricordo che quando alle elementari, quando mettevano il coro, appena mi veniva, tu chiudi la bocca un attimo, perché ero stonatissimo. Ma perché? Perché canto fuori dal coro, giusto? Ma se io voglio essere come loro, devo imparare. È la stessa cosa. L'incertezza ti porta anche a non cantare, perché hai mai sentito quando il bambino, no, canta tu, alza un po' la voce, ti vergognavi, non cantavi, almeno a me era così, no? Non cantavi, per cantare male, sbiascicavi qualcosa, era peggio, perché devi avere anche lì la certezza, la convinzione che sai cantare. E anche fare il trader ci vuole convinzione. Ogni click che fai deve essere certo. Ma perché deve essere certo? Se io adesso faccio un click a caso, quello non è certo. Questo è andare alla rinfusa a cercare un trade che magari potrebbe anche andarmi bene, giusto? Però se io faccio un trade adesso del pivot, e sono completamente certo che è la direzione giusta, che adesso mi vada long, va bene, ho sbagliato il trade, però io l'ho fatto con sicurezza e ne ho fatto uno solo. Non ne vado a fare 5 di fila, perché mentre se io faccio un trade adesso qui sul pivot, come ho fatto adesso qui,
adesso mi è salito di 5-6 pips, non vado a farne un altro. Se mi sale ancora di 10 pips, non vado a farne un altro. Se mi sbaglio fino a qui, non vado a fare un altro short più in alto. Perché? Perché io da qui avevo un'idea di short, perché stavo abbandonando il minimo, dovevo tornare qui sotto. Ma se mi vai qui in alto, non so se mi ritorni su questo minimo, probabilmente vai su. Quindi questo trade che ho fatto qui me lo tengo, ma l'ho fatto piccolino, me lo posso guardare domani, dopodomani, magari qui ritorno un po', raggruppa un po', la certezza con domani, dopodomani, forse un po' di fortuna mi ritorna da quella parte, ma perché l'ho fatto in un complesso di money management. C'ho il mio conto che anche se questa operazione qui mi va a 1,25, il mio conto resiste. Però se io mi faccio un'operazione qui da 5 lotti e il conto mi va a 1,25, devo perdere 30.000 euro o non so quanti saranno, devo fare i conti, perdere 10.000 euro ma forse anche di più, 15.000 euro per un trade fatto così alla cavolo, allora ho sbagliato mestiere, giusto? Quindi in base al mio money management faccio il trade con convinzione e certezza, con una size che a me piace. Se invece devo fare 5 lotti, vado a vedere i 5 lotti da qui non l'avrei fatto, perché vedete che non c'è, probabilmente deve salire ancora. I 5 lotti lo faccio quando ho un trade di mercato buono, tipo, cioè, proprio ad occhio vedendo questo grafico qui, qui è partita una distribuzione, mi traccio questa trend line, se devo entrare con 5 lotti lo faccio qui, guardate. Sotto la trend line, sotto la media, 5 pips e 5 lotti sono 250 euro, giusto? Soltanto per farvi un esempio di come si fa trading. Va bene, andiamo a vedere anche un paio di altre cosettine, perché sennò poi mi diceva Paolo, ma che polemico. Certo, ma è più perché mi altera un attimino quando qualcuno mi scrive, ma Paolo, guarda, vado long, cosa dici? Ma scusa, è un anno che mi chiedi ancora? Allora certo mi dà fastidio. Oppure quando mi scrivi, mi sono un po' ingabbiato con questa operazione, tu cosa faresti adesso? Cosa farei? Io non l'avrei fatta, quindi che cosa ti devo fare io? Hai sbagliato a farla. Ma se ogni mese mi continui a mandare la stessa domanda, ho sbagliato questo, cosa devo fare? Ma se me lo fai un mese va bene, ma se me lo fai il secondo mese va bene, ma se il terzo mese, ma dopo il quarto mese, allora scusa, usa il computer per fare Facebook, perché vuol dire che stai sbagliando tu di tua persona, ma non il trade. Tu hai sbagliato come persona perché non riesci a fare il trader. Ed è una cosa, è una differenza che io a fine settimana vado a fare la spesa con i soldi che ho guadagnato, o a fine settimana vado a fare mezza spesa perché la metà l'ho già persi. Questa è la differenza. Quindi devi focalizzare nella tua testa, amico trader, lo dico in generale a tutti, che non è uno scherzo fare trading, e quello che stai facendo sono i soldi che ti servirebbero magari per aggiustare, che ne so, il forno, per aggiustare la macchina, per aggiustare il tetto, per cambiare le finestre. Allora, se hai sbagliato questo, col senno di poi, tra 3 mesi mi dici, cavolo, con tutti questi soldi che ho perso avrei cambiato tutte le finestre, allora stai sbagliando qualcosa. Ma è veramente una cosa, un cazzettone razionale questo, che lo faccio un po' in generale a tutti. Poi la domanda è, ma voi vi scrivete le analisi? E chi mi ha risposto sì, chi mi ha risposto no, chi mi ha scritto no, io non so usare le trend line. Ragazzi, se non sai usare le trend line, devi giocarci. Se vuoi che questo sia il tuo lavoro, devi incominciare a capire che cosa sono tutti questi simboli qui, cosa funziona questo, che cos'è questa roba qua, che cos'è questo, che cos'è questo qui. Perché Paolo c'è i quadrati qui e io non ce li ho? E ve l'ho già spiegato, basta cliccare qui, proprietà, giocare, giocare nella MetaTrader. Andare a vedere un video come funziona la MetaTrader, ne guardi uno, ne guardi due, ne guardi tre, fino a quando capisci come funziona la MetaTrader. Boh, via, andiamo avanti. Cadien. Cadien. Io ieri ho avuto una bella fortuna. Sono entrato qui. Allora, io sono entrato che questa candela qui, lunga, long, short, scusate, togliamo anche il Fibonacci, togliamo tutto, non lo sarei più. Qui in questa zona qui, quando io ho visto la candela, mancavano 5 minuti alla fine, se non mi sbaglio. Quindi potrei anche andare a vedere sui 5 minuti. Allora, le 15. La candela delle 15 di ieri. Mm, 15 di ieri. 15. Ok, ero qui.
Adesso c'è la discrepanza di tempo. Comunque, praticamente avevo visto che questa spike qui mi formava nella candela H1 una spike del genere. Cioè, praticamente questa candela qui era appena incominciata. Cioè, la candela delle 15 ha fatto questa salita qui subito, no? E poi è tornata giù. Io avevo praticamente il corpo piccolino di questa candela qui. Io ho detto, ok, siamo perfettamente in una campana gaussiana che è partita qui. Il max caos è qui. Il 50% era più o meno questa zona qui. Stai scendendo perché sei già sceso. Questo è un ritracciamento, questo è il trend. Quindi sono entrato praticamente qui, sono uscito qua, praticamente sul pivot, non ho preso tutto il resto. Sono uscito qua. Idem euro dollaro. Ok? Adesso cosa devo fare adesso, Paolo? Cosa mi consigli? Segnale long di ieri che è tornato su. Con una campana gaussiana ribassista così non mi piace. Questa campana gaussiana è scesa, questa è tornata un po' su. Va bene, ci sta perché questo era anche veloce. Allora, a questo punto io ho un'altra analisi da proporre. Vado nel mio grafico, mi faccio le mie analisi e non mi chiedete, ma come funziona il Fibonacci? Fibonacci, c'è un video che si chiama Fibonacci è soggettivo nel mio blog, al limite andare a vedere quello, ma dal massimo al minimo di un'espansione, la cosa più banale che esiste, il 50% è il mio livello base. Se mi rompi il 38,2, ah, sbagliato. Se mi rompi il 38,2, cosa devo fare? Andare long o andare short? Su una campana gaussiana in chiusura. Se mi rompi qui, probabilmente mi farai anche un istogramma rosso. Allora devo entrare in direzione, ma se non arriva lì, non lo faccio. Sto fermo, perché allora devo pensare che se non lo faccio, i soldi che mi risparmio del trade che forse mi va male saranno la borsa della spesa piena e non mezza vuota. Perché ho risparmiato tempo, non ho fatto il trade, non ho anticipato il trade. Perché anticipare vuol dire io entro adesso qui, poi mi ritorno al 50%, mi ritorno qui in alto e riparte la situazione rialzista. Perché alla fine da qui sei partito rialzista, non stai partendo da qui. Tu l'analisi la fai vedere da quando riparte, non da quando è in chiusura. È andata su, guardate, con questa spike è tornata sotto il 50%, rimane sul 50% e ci dorme lì sopra. Allora, per vedere, sì, questa è una bella domanda. Allora, ti dico una cosa, per vedere la rottura hai due possibilità. La candela piena che ti chiude sotto questo 50% e anche su questo minimo qui. Visto che sei sotto il 50%, ti basta la candela piena che arriva qui e tu puoi entrare. Ma se la candela piena è alle 10:49 e mancano 11 minuti alla candela dopo, non lo fai. Se invece adesso questa candela è delle 10:05, ma arriva qui come sparata, allora sì lo faccio perché ho ancora tutto il tempo del corpo della candela. Quando io, diversi video passati, ho parlato del tempo, ho parlato di quando faccio trading nel tempo. Ricordate, andate a vedere i video vecchi con performance da 20k alla settimana. Ci sono dei video, ma li ho fatti mentre facevo live trading con voi. Dicevo anche: no, adesso non entro, mancano 5 minuti. Aspettiamo questo, aspettiamo il cambio, perché anche questo fa parte del trade. Aspettare il momento giusto. Ok? Mi differenzia un po' dal trader marchettaro che vende il corso. Che quando io faccio trading lo faccio per guadagnare, lo faccio per me, giusto? Io guadagno nel trading, quindi non ho bisogno di vendere corsi, no? E questo mi differenzia che la mia parlantina un po' forse come dire, polemica e forse anche un po' da presuntuoso. È perché non ho motivo di dirvi: ah, ma avete comprato il corso e se non lo usate come faccio io, non, è chiaro che non funziona. Non ho motivo per fare questo. Quindi questo un po' alterato a volte nei webinar, che io lo so benissimo, ma è il mio modo di fare perché mi piace che vengo ascoltato per quello che faccio. Non per quello che ho venduto, non ho venduto niente, quindi non ho niente da rinfacciarvi, da dirvi: ah, ma sì, se facevi come ti ho detto io, invece no, hai sbagliato questo e quello. Quello lo fanno chi vende il corso, che quando gli vai a dire: ma perché non ha funzionato lì? No, ma perché lì dovevi fare così? Non è vero.
Io non ho nessun motivo per dire questo, ed è quello che non ho nessun problema ad essere anche così un po' alterato nei webinar, perché lo faccio di buon cuore, lo faccio veramente perché mi farebbe piacere che tutti i giorni noi fossimo allineati e non che mi arriva uno e dice ma io le trend line non le so usare, e questo dà fastidio. Grazie, grazie Giordano. Però se vuoi, se mi chiami in privato ti vendo il corso. No, sto scherzando. No, sto scherzando, ma quando mi dà un po' fastidio quando uno mi dice ah, ma non so usare le trend line, ma cazzo, scusate la parolaccia, ma sono mesi e mesi e mesi e mesi che mi segui nei webinar e non sai usare le trend line. Allora hai sbagliato qualcosa. Se sei uno che disegna e non sai tenere la matita in mano, allora vuol dire che non sai disegnare. Se vuoi fare il trader devi fare anche questo. Oddio, sì, ma io non so. Ho difficoltà a girare a destra con la macchina, e allora non prendere la patente se te l'hanno data, ridarla indietro, scusa, o no? Cioè, la convinzione deve essere. Francesco, per esempio, mi piace tanto perché ha questa grinta, a parte che è giovane, quindi è ancora meglio, ma c'ha questa grinta. Magari non c'ha il peso della famiglia, moglie, figli, che è un'altra cosa, però c'ha questa grinta di voler imparare, di voler fare. Magari 2 ore al giorno, ma io ci do dentro e guardo, guardo, però intanto non sta facendo migliaia di trade a scassare tutti i conti che ha e tutti i risparmi che si è messo via, perché lo sa benissimo che non è questo. Ti può andare bene una volta, ti può andare bene 2 volte, ma la terza volta, ragazzi, passa dal cigno nero che ti raccoglie tutto il portamonete, ti porta via anche devi comprare anche il portamonete nuovo, ti porta via anche quello. Con tutti i documenti ti porta via la tua voglia di vivere come trader, perché vivere di trading, quello che ti comporta nella vita ad essere un trader e fare tutto questo lavoro qui, si ripiega anche nella tua vita, perché poi litighi con la moglie, col marito, sgridi i figli, sei un po' burbero, sei addirittura grigio in faccia perché sai c'è questa tristezza dentro di non essere riuscito. Però allora lavora su questo. È tutta questione di impostazione. Se io non posso lavorare su me stesso, allora devo fare un'altra cosa, devo fare un altro lavoro. Allora vado a che ne so, mettere piastrelle, mettere, che ne so io, fare l'idraulico, andare a fare i cappuccini nel bar. Quello che mi riesce bene lo vado a fare. Ma se voglio diventare trader, e questo non è un dire ah, non sono capace. Non è vero, tutti sappiamo fare trading, tutti, tutto è possibile. Nella vita tutto è possibile, come l'esempio del cantante, se vuoi puoi anche cantare. Vedete che cosa sto dicendo io del KDN? Ma perché la mia esperienza dopo 20 anni, probabilmente avrò ragione. Ma perché sono 20 anni che io vedo i grafici, ormai per me viene naturale leggerli. E quindi magari avrò ragione, però non sono ancora entrato. Posso guardare ancora indietro e dire ok, dov'è la zona? Dov'è? No, non ci sono zone. Questo qui dovrebbe essere la continuazione del trend ribassista di ieri. Che poi se entro qui non mi devo fissare di andare qui sotto. Se io entro qui, già questo è un buon livello 16 pips. Per oggi posso prendermi 16 pips, mi bastano. La mia borsa della spesa diventano 2. Però se poi voglio fare da questa zona qui entro, faccio il malloppo della settimana, devo fare un nuovo minimo, magari arrivi a fine serata che il prezzo è già tornato in questa zona, perché i prezzi delle valute non perdono, per quello vi dico anche sempre guardate il range, non perdono più di 3,8% in casi estremi di percentuale giornaliera, non è un azionario che ti può perdere anche il 20%. Le valute, se hanno già perso qui l'1-2,2%, poi si riassesta attorno a qui per non perdere troppo. Magari il giorno dopo ci va, ma tu hai fatto trading oggi, non domani. Quindi oggi ti puoi prendere questo. Poi se accelera, metti lo stop a pari e ti va anche bene, chiudi metà, puoi anche andare oltre. Questo non è vero, questo può essere possibile. Vedete come se ancora non lo so cosa faccio, dove vado? Vado a vedere anche sui 5 minuti come sono messo sui 5 minuti. Ah, la campana gaussiana, quella che mi interessava a me, è qui. La lascio già magenta per non perdere tempo. Quella gialla è incominciata qui. Guardate, se è incominciata qui quella gialla, in questa zona qui, la campana gaussiana sta diventando ribassista qui. Adesso che torna su, se adesso mi ritorni sotto, qui, questo è lo short che devo fare intraday. E già hai capito che se guardando 5 minuti, guardando da qua uno, vedi. Questo è un minimo un po' più basso, che è il minimo
di ieri assoluto, se mi rompi questa zona qui, posso anche andare a cercare questa zona qui. Però guardiamo su 5 minuti, se la campana gocciola poi mi riparte, allora non lo faccio. Ok? Bene, CAD/YEM, GBP/YEM, consiglio mio per chi è nuovo, per chi ha un po' di idee, di fare, cioè non è un consiglio questo, però tu, Peppe Peppino, i tuoi conti di trading con il robot, io stamattina ho fatto un giro un po' di controllo perché ieri non so quanto è il guadagno totale di tutti i conti, ma superiamo cifre veramente assurde perché ha chiuso tutto l'euro-dollaro in tantissimi conti, non in i più piccoli, ma in tantissimi conti l'euro-dollaro, la sterlina dollaro, ha chiuso un casino di roba ieri. E quindi cosa vuol dire? Che anche i tuoi conti, li chiamo Peppe perché lo sai che ti voglio bene, Peppe Peppino, come dico sempre, i tuoi conti sono tutti quanti perfetti, stanno andando bene. E questo cosa vuol dire? Che chi è nuovo si dovrebbe anche appoggiare ad un'alternativa. Adesso non è la pubblicità, perché a me non mi interessa proprio niente di fare pubblicità, però se i conto stanno andando bene quelli automatici, c'è anche un motivo, c'è il lavoro sotto, di anni di lavoro. Quindi se hai un conticino per fare il tuo trading, che comunque deve essere un conto che non ti deve stressare, non ti deve distruggere la testa, deve un conto che anche se va male non importa, va bene, e il resto lo lasci correre in automatico e ti porti a casa il tuo soldino ogni mese, la borsa della spesa piena. Certo, il rischio c'è sempre, lo dico sempre, ma per il momento, visto il rischio, sta andando molto, molto, molto bene. Ok, adesso abbiamo la sterlina dollaro, quindi non ti devi avvelenare magari per il conto discrezionale se c'è un'operazione della sterlina yen che non sei riuscito a chiudere perché l'hai fatta ancora più bassa. È così, non te la prenderà male, però cerca di fare meno operazioni così ancora meglio. 2 o 3 giorni dopo dici, cavolo, ma è salito, ne ho fatta una qui e adesso mi trovo qui. Oggi da qui posso farla tranquillamente senza guardare niente, puoi fare un'altra cosa. Certo, lo so che pensi più a quello discrezionale, ti fa star male, ma perché hai cliccato troppo forte, troppo grande e troppo vicino. Gli sbagli di tutti, adesso non so se l'hai fatto, ma solitamente si clicca troppe volte, troppo vicino e con le size troppo grandi. Quindi se tu facevi qui un'operazione che il conto reggeva fino a 1,25, adesso arriva, cioè 1,25, 300-400 pips, arrivavi qui e dici, ok, qui posso fare un altro short, lo short di ieri lo potevi fare. Ok, magari anche l'hai fatto, adesso non lo so. Ok, comunque. Sterlina yen, sterlina yen, sì, sterlina yen, lo short di ieri, cioè io l'ho detto, non per dire, per vantarmi, ma l'avevo detto che se rompe questa zona qui, no, siamo sotto la media, 50, 64, bella, anche qui, guardate, il range di ieri, 126 pips, ma se tu sei arrivato qui, e questo è il segnale di entrare ribassista, perché qui, guardate che bella questa, l'ultima e poi vi lascio. Allora, io questa zona qui, cosa succede se mi rompe questo minimo qui? Vediamo. Anche se hai un conto da 50 euro, puoi fare trading con un micro lotti e venirne fuori bene. È solo questione della size. Se metti troppo, anche con 50 euro saltano. Quindi la questione di size. 50 euro per un micro lotto, quanti pips sono? Fatti il conto e vedrai quanto reggerebbe. Se cioè non regge 10-50 pips, ma regge 50 pips sono un 0,10. Se fai un 0,01 sono. Se fai un 0,01 su un conto da 50 euro, quanto regge? Cioè, vediamo se qualcuno me lo dice. Se faccio un 0,10 su 50 euro, sono 50 pips, giusto? Se faccio un 001 su 50 euro sono 500 pips. Quindi alla fine anche con un conto da 50 euro puoi essere profittevole se non fai 50.000 posizioni. Quindi non è una scusa dire ah, ma ho un conto piccolino è uguale. No, la questione è di essere riportato quel conto lì. Quindi non esistono scuse che tengono. Guardate i video di Sirio col suo conto panino. È un motivo perché per dirvi, con il conto panino non ho lo stress sulle spalle, non ho questa pressione, perché intanto al limite mangio un panino di meno. Però con quel conto panino posso fare, mangiare 2 panini, 3 panini. Quindi per quello vi dico, andate a vedere anche il blog di Sirio.
Poi magari nel blog metto il link, che se non me lo ricordo. Ok, bene. Vedo che Francesco mi ha scritto qui è una zona short perché mi rompe il minimo della campana gaussiana. Però se tu hai fatto lo short da ieri qui, devi entrare short di nuovo qui? Vediamo. Vi lascio questo e poi me ne vado, eh? No, perché se io da qui a qui ho già 120 pips, giusto? E se sono entrato qui e ne ho guadagnati 70, per farvi l'esempio, e se però io so che da qui a qui sono 120 e sono entrato qui, qui non entrerò più perché quanti pips mi deve fare questa candela? È impossibile. E questo è lo sbaglio che ho fatto per anni, nei primi anni, l'ho fatto tanto, ma non lo faccio più perché guardo sempre il range. Io guardo il range operativo, ah, ma l'euro-dollaro ha fatto 80 pips. Bene, allora posso stare fermo, non faccio più niente. E se sei entrato qui, e stessa cosa era ieri il CAD/JPY, il CAD/JPY ha un range un po' più ampio. Allora, il CAD/JPY ha un range un po' più ampio, poi vi devo lasciare perché sono altre cose. CAD/JPY ha un range un po' più ampio. Guardate, ieri ha fatto 100 pips, quindi non è tantissimo. Però ogni tanto se l'ha un po' più le giornate più lunghe. Ma se entravi ieri in qualche zona qui, 50 pips, però contavi che 50 pips li ha fatti short, 40 li ha fatti long, erano 100 pips. Quindi alla fine qui era il mio take profit, che sono uscito troppo presto, ma potevo tenere un po' di più. Ma onde evitare si esce. Quindi anche il range operativo giornaliero ha il suo da fare. È tutta statistica. Il trading è statistica. Una gran parte del trading è statistica. Di vedere quello che fa, quello che fa, quello che fa. Bene, torniamo un attimino qui. È tornato su, si è fermato lì, non ha fatto niente, ancora lì, non sanno ancora cosa fare, mancanza di volatilità, non si sa. Quindi a un certo punto l'euro-dollaro dobbiamo lasciarlo così com'è, aspettare, perché ha la sua preferenza a fare per il momento una situazione rialzista, anche perché sul minuto vedete che anche se guardiamo sul minuto, dovete imparare a guardare che questo qui comunque è una salita, questa è una salita, questa è una salita. Ok, 1, 2, trend line sul ciclo 2. Quando sono sotto la 48 incomincia la fase ribassista. Prima no. Quindi se devo fare lo short aspetto questo. Però se mi fai un ciclo 3 così e poi mi fai un ciclo 4 così, mi sa che da qui in poi non ci andrò più short. Dovrei aspettare che veramente mi incominci a fare una cosa del genere per poi tornare short. Quindi controllare sempre l'andamento. Noi deriviamo da questo che è una chiusura e una ripartenza. Grazie a tutti della partecipazione. Chiedo scusa se sono stato un po' scontroso, ma lo sapete che lo faccio perché mi piace, cioè mi piace non essere scontroso, ma mi piace voglio attivare in voi quella parte che è rimasta un po'. Che è rimasta bloccata come lo ero anch'io con il mouse in mano e clicco o non clicco, ma sì, ho cliccato ancora, ma sì, adesso va bene, adesso scende, no, adesso sale. Devo svegliare quella parte di voi che è rimasta lì bloccata. Quando uno comincia a fare trading, ha l'energia, l'euforia, la speranza di fare un lavoro, già adesso basta, non vado più a lavorare, faccio solo questo, ma poi te la distruggi, tu stesso te la distruggi. E quando l'hai distrutta è difficile ricominciare perché il cavolo, ma adesso mi succede come l'altra volta. È già il secondo conto che brucio, è già il terzo conto che brucio, è già il quarto conto che brucio e continui a bruciare perché continui a essere cocciuto ad andare avanti con la tua testa. Svegliate l'altra parte di voi. Allora sì, svegliatela e vedete che prima o poi riuscite a cavolo. Adesso mi devo un po' concentrare, non devo fare questo trade. Ve l'ho detto tante volte, avete un monitor solo? Compratevi il secondo monitor, tutti i computer hanno la possibilità di usare due monitor. Ok? Questo no, volevo vedere sul fascia il CAD/JPY e poi allora. E poi qui il mio DAX che oggi non l'ho guardato. Il CAD/JPY vedete ancora lì, deriviamo da quattro candele rosse. Anche questa statistica, sono quattro rosse, potrebbe farmi una verde, statistica, no? Quindi alla fine però se io entro qui, dove me lo metto lo stop? Come minimo lo devo mettere qui, se no addirittura più in alto, antidisastro, per evitare un'oscillazione di questo genere che poi torna giù. Quindi devo mettere una zona dove io so qui sopra non ci deve andare. Qui lo metterei magari qui, lo metto qui sopra non ci deve andare, ok? Se poi invece vedo che arriva più in alto, lo stop a mano e mi giro, per esempio. Devo guardare come si muovono le candele successivamente.
Ok? Con il KDN e poi abbiamo detto guardiamo il DAX che da qui non l'ho visto, dovevo chiudere qualcosa, già è arrivato qui, secondo me comincia ancora la fase ribassista, sta per arrivare ancora lo soldo di oggi, che lo soldo di oggi sarà in concomitanza con l'euro-dollaro, quindi se scende il DAX oggi scende anche l'euro-dollaro. Grazie a tutti, ciao, ci si sente per chi vuole, alle 10:45 c'è un altro webinar. Il link ve lo passo su Skype se volete. 10:45. Grazie a tutti. Ciao ciao.